momenti come questi danno il segno di una Toscana che rialza la testa e che partendo dalla propria storia, dalle proprie tradizioni, guarda al futuro, mobilio, arte, artigianato di qualità. La Toscana è anche questo, e il fatto che Cortona diventi la capitale in quei giorni di tutto questo è il segno di una Toscana che davvero alza la testa e guarda con speranza al futuro. Cortona torna a scommettere sull'antiquariato e propone anche in questo 2021 il suo appuntamento più longevo e conosciuto. Dal 21 agosto sino al 5 settembre torna infatti Cortona Antiquaria, giunta alla sua 59esima edizione. L'evento quest'anno è stato presentato a Palazzo del Pegaso. È una mostra che da sempre ha dato lustro alla città, al territorio, ma ha prodotto effetti molto positivi. Penso solo a chi ha creato la mostra, a Lucarini, a Stanganini, a tutte persone che amavano la propria città. Sono partiti con una lungimiranza molto valida, guardando avanti, ma soprattutto sono partiti consapevoli non solo di dare lustro a Cortona nel mondo, ma di preservare il patrimonio artistico e culturale. Si tratta della mostra sull'antiquariato più antica d'Italia e anche quest'anno non sarà più ospitata nello storico Palazzo Vagnotti, ma nel più spazioso centro convegni di Sant'Agostino, nel centro storico di Cortona. Credo che una manifestazione come la Cortona Antiquaria possa essere il giusto volano per far riprendere l'economia e il mercato ai miei colleghi antiquari.